Da tempo si parla di salario minimo e l'argomento interessa a tanti cittadini. Camminando per le vie del centro di Pesaro abbiamo raccolto alcuni pareri sul tema in questione. Sembra che sia una cosa giusta e corretta, poi dipenderà anche dalle condizioni generali dell'economia, però che sia in qualche maniera salvaguardato il diritto di chi guadagna poco ad avere un minimo sotto il quale si va nell'indigenza, direi che sia corretto. Calibrato così 9 euro fissi, secondo me è un eccesso. Va posto un limite al di sotto del quale non si può andare neanche con la trattativa. Poi da lì in poi è chiaro che si liberi lì. Dovrebbero viaggiare insieme ai contratti collettivi di lavoro e rimanere comunque sulla nota del non scendere sotto. Questo è quello che penso io. Però lei è favorevole al salario minimo? Sì. Beh, secondo me è una scelta giusta. Perché comunque è un'arma in più per i lavoratori, avere qualcosa da utilizzare la contrattazione nel mondo del lavoro, questo semplicemente. 9 euro all'ora, giusto o sbagliato? Secondo me ci può stare, può essere corretto, forse magari un po' di più, arrivare a 10 euro all'ora, secondo me è corretto. È giusto perché comunque sotto 9 euro come fai a lavorare? Cioè come fai ad andare avanti? Cioè, hai visto quanto costa la vita in Italia? Ed è anche una forma di tutela per i lavoratori. Esatto, secondo me sì. Sarebbe una buona occasione, cioè Una forma di tutela anche per i lavoratori. Assolutamente sì, garantire il minimo indispensabile, ecco, insomma. Giusto metterlo a 9 euro? Non lo so, potrebbero anche far qualcosa in più. Io ho lavorato in tutta Europa e in Olanda, in Germania, in Inghilterra il salario minimo c'è, quindi non vedo perché non ci dovrebbe essere anche in Italia. Giusto metterlo a 9 euro allora? Ecco, sulla cifra magari non lo so, perché bisogna fare degli studi approfonditi sull'inflazione, il costo della vita e così via, però è chiaro che ci deve essere un minimo che permette a chi lavora 40 ore a settimana di fare una vita dignitosa. Lei invece cosa ne pensa? Concordo pienamente. 9 euro giusto o sbagliato? Beh, non lo so, io non sono italiana, quindi non so bene, ma ovviamente è quello che hanno bisogno le famiglie per vivere una vita degna. Tutto quello che un cittadino europeo ha diritto. Perché noi viviamo in Europa, non è che siamo in mezzo al nulla, quindi è giusto che un italiano abbia gli stessi diritti di uno svedese, di un danese, di un olandese e così via. Quello è importante.